Dunque una sfilata, un vero racconto tutto al femminile, fatto di stile, arte, forza e libertà e i migliori valori anche di un abito. Al Circolo Filologico di Milano Martino Midalli ribadisce il senso della sua moda, inclusiva, democratica e versatile, tra forme fluide, capi realizzati a telaio, chiffon e velluti lavorati alla stregua del jersey, il tessuto intelligente più amato dal designer, impreziosito dai gioielli etnici di Barbara Cardamone. Non sono io che vesto le donne, ma sono le donne che interpretano il mio prodotto. Ecco, a me piace vestire l'anima della donna e renderla libera e farle uscire la propria femminilità, ognuno alla sua maniera. Sulla passerella, aperta dalle note della soprano Silvia Colombini, non solo modelle ma anche amiche del brand, come la giornalista Marina Moroni Malanca, donne di carattere che hanno accompagnato i 40 anni del designer, premiato quest'anno anche con l'Ambrogino d'Oro. È un lavoro questo che ti dà tanto e ti insegna anche tanto, cioè, ti insegna a osservare, ti insegna a guardare l'evoluzione della società, ti insegna tante cose, per cui è difficile staccarsi, certo, passano gli anni e mi piace sempre farlo, ecco.